una giornata di pieno inverno in cui vento e pioggia e una temperatura vicino allo zero ha messo a dura prova gli orsi del Pistoia Rugby, che non sono riusciti a sconfiggere i pratesi della Gypsy Tiger nel primo derby del 2023. Dopo lo stop dell'ultimo turno, sul campo di Chiesina Montalese si è svolta la quarta prova del girone interregionale di Serie C. Un primo tempo difficile per i ragazzi dell'allenatore Lorenzo Vannini, che si è concluso 15-0 per la squadra pratese. Pronta però la reazione degli orsi, che nel secondo tempo hanno messo in campo la volontà e la grinta che da sempre li contraddistingue. La squadra del capitano Lucchetti ha attaccato con decisione, oltrepassando la linea di meta con due uomini di mischia, Mattia Evangelisti e Lorenzo Neri. Esce così sconfitta, ma con onore, la squadra degli Orsi, con 10-0 per i Gypsy Tiger. Una partita che ha visto un secondo tempo interessante, una bella reazione. Sì, la partita che ci aspettavamo, una partita dura, fisica, un derby è sempre un derby. Purtroppo ancora una volta partiamo di rincorsa perché dobbiamo recuperare un tempo praticamente regalato, giocare un uomo in meno già da metà del primo tempo non ha aiutato il collettivo. Sicuramente un secondo tempo migliore nell'attitudine, nella voglia di fare. Abbiamo peccato tanto di lucidità e di testa anche oggi e niente, ha vinto sicuramente la squadra che ci ha messo un po' più aggressività e lucidità, diciamo così. Ecco, il prossimo appuntamento? Prossimo appuntamento domenica prossima, sempre qui in casa con Foligno, è un altro scontro diretto perché siamo le cenerentole di questo girone e quindi siamo di nuovo qui in casa, un'occasione da prendere al volo, di ripartire subito da martedì a lavorare bene. Bisogna rimanere un gruppo, se quando si sbaglia, quando si fa bene, si rimane un gruppo, c'è da andare avanti e mangiarli!